Piacciono molto i libri, si leggono molto bene, sono simpatici, un bel personaggio lui e mi piace molto. Io sono genovese da quando sono nato, mi sembra di conoscere Genova ma non la conosco, conosco solamente i nomi delle strade del centro storico, ma quello che c'è ai lati o dentro assolutamente. Sì, mi piace molto, l'intrigo, diciamo, la trama narrativa mi piace. Questa era la via principale della città, che dal Castro, lassù in cima, dove c'è Santa Maria del Castello, scende la prima roccaforte. Molta Genova, perché chiaramente sono genovese, amo Genova e poi i vicoli, e non solo i vicoli, sono una location ideale per i gialli, quindi sì, ho ambientato lì un po' di trame criminose, il commissario abita in centro storico, ha un rapporto di odio-amore col centro storico per tutte le problematiche che conosciamo, però è molto affezionato, va a correre al Porto Antico, insomma faremo un giretto un po' a vedere alcuni brani che possono raccontare Genova attraverso questi romanzi. Molta fatica, molta forza di volontà, non scrivere né troppi secondo me, perché se ne scrivi uno all'anno la qualità probabilmente cala un po', io ne scrivo mediamente uno ogni 2 anni e soltanto quando penso di avere qualcosa da dire, altrimenti lascio perdere. Via San Bernardo era così piena di gente che non ti potevi quasi muovere. Ragazzi e ragazze, età da liceo, università, con tanti studenti stranieri. La musica era stata stoppata 1 ora e mezza prima, alle 11, ma dai locali aperti il rumore delle chiacchiere e delle risate rimbombava così forte che nel vicolo bisognava parlare.